la partnership con Giallo Mondadori, che per la prima volta nei 3 anni ci vedrà collaborare con Giallo Mondadori per il Termini Book Festival, per il premio annesso al Termini Book Festival. È un privilegio e anche, se vuoi, una responsabilità in questa collaborazione di altissimo livello. E d'altronde è prevista la presenza di numerosi scrittori nazionali, da Catena Fiorello, Paolo Roversi, Fabio Massimi, tanti altri. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare? È una celebrazione della lettura, è una festa vera e propria, niente di noioso, anzi tutt'altro. Questa è gente che scrivendo ha dentro una densità di storie da raccontare incredibile. Quando li senti parlare, questo si percepisce. Insieme a loro altri artisti che declineranno i sogni attraverso le parole, attraverso le loro forme artistiche. Quindi avremo Simona Trentacosta e Lino Costa con chitarra e voce, avremo il puparo Enzo Mancuso, uno dei pupari storici siciliani, avremo Marika Beka e la The Factory, che è la coreografa di Jolie Assia, quindi due producer internazionali di altissimo livello. Tutto integrato comunque nella logica dell'amore per la bellezza, la lettura, le storie e l'atmosfera di amicizia che si percepisce. In verità la letteratura è una forma artistica che ha un obiettivo, quello di emozionare, e gli altri artisti che parteciperanno avranno il medesimo obiettivo, è quello di far fare a chi è presente, ma anche a chi segue attraverso le dirette web, un'esperienza emozionante ed emozionale. E allora, diamo gli appuntamenti, abbiamo detto dal 2 al 4 settembre, dove a Termini A Imerese? Termini Imerese, via Iannelli, è facilissimo, centralissima, è a fianco all'entrata principale della Villa Palmeri, che è il parco comunale conosciutissimo di Termini.